Allora, dunque, come non siamo? Vabbè, sì, ehi, ciao, sono io, vi vendo il folletto. Allora, no, non mi viene, come cazzo? Dunque, aspetta, il Gobbo sta piangendo sul suo foglio. Grazie, Gobbo. Allora, parleremo di stampanti e denti, se non si fosse già capito, di come siamo partiti da questa e siamo arrivati a questa, che fa le cose grandi tipo questa. Quindi parleremo di tutto quello. Allora, parleremo di come siamo partiti da questo accrocco fatto con legnaccio, guide per carrelli e schifezze varie, per partire da zero e arrivare alla costruzione da soli di una stampa 3D. Tutta la progettazione, dal disegno su carta a quella in CAD, passando all'ordine dei materiali e la realizzazione sia del telaio che viene insieme alla struttura, sia dei vari componenti, quindi elettronica, i motori, eccetera, eccetera, facendo brevi digressioni su tutto il cucuzzaro che compone la stampante. Avrete capito che sono negato a fare video e questa è una pozzetta, serviva soltanto per fare i pezzi per poi arrivare a quella più grande. Quindi, diciamo, vedremo a tutto campo, se possibile, il mondo dell'autocostruzione di una stampante 3D. Avete visto già la stampante più grande, presumibilmente in montaggio questa parte sarà coperta di immagini e niente, arriveremo a farvi capire come farne una e niente, insomma, voi se avete domande, curiosità, altro, volete guidare questo canale nella sua realizzazione, fate feedback, lasciate commenti, iscrivetevi che ci sta sempre bene, mettete i like, più uno, condivisione, cerca ballacchi e saluto. Abbiamo giocato col 4K.